L'anno in cui moriva Max Weber, 1920, 14 giugno del 1920, si decideva a chi dare il premio Nobel per la scienza, che venne assegnato l'anno successivo ad Albert Einstein. Combinazioni, questioni in cui la sociologia, le scienze sociali si incontravano con la scienza, con la ricerca scientifica, probabile. Potremmo dire tutto è relativo, se nel relativismo entra la questione della scienza. Perché credo che si sia fatto un uso e un abuso proprio della questione del relativismo, perché i processi culturali, prima di essere processi, ovvero ricerche in sé, partono da una definizione ben orientata che è l'identità di una cultura. E credo che questo sia il dato prioritario. L'identità di una cultura è l'identità delle radici dalle quali parte la ricerca. È in uno stato in cui le due culture, quella umanistica e quella scientifica, dialogano, il discorso sulla visione del potere e sulla questione della politica diventa sommaria, ma anche inedificabile sul piano di una visione culturale in sé. Perché? Perché all'interno di questa dialettica si muove sempre una dimensione che è la dimensione dell'etica. La dimensione dell'etica riguarda sì la ricerca, riguarda sì una visione morale, ma deve riguardare in modo particolare la ricerca della verità. E la ricerca della verità è sempre temuta. Ecco perché la scienza fa paura. La ricerca scientifica è temuta. È temuta perché indagando va a scavare in quelle realtà che ci propongono una chiave di lettura in cui il senso della proposta è una proposta di verità. Ma il grande dilemma di Max Weber era proprio quello di non mescolare, ma neppure intrecciare scienza e politica. Il grande dilemma di questi anni, il grande dilemma di oggi. Non si può mescolare la politica anche come potere e la ricerca scientifica, e la scienza. Nell'antica cultura indiana, la scienza aveva come talismano la visione o la dimensione dell'alchimia.
Lo sciamano era uno scienziato, ma era un profeta. Quindi lo scienziato, partendo da questo presupposto, riesce a vedere al di là della politica, al di là del cittadino, al di là dell'uomo comune. Può piacere o meno, ma il discorso è questo. Lo scienziato ha un'intelligenza che riesce a penetrare i sottosuoli del tempo. E d'altronde, i due movimenti ben stabiliti all'interno dell'intelligenza umana sono tutti giocati tra spazio e tempo, tra tempo e spazio. Una visione indefinibile a volte, in cui il senso della indefinibilità diventa mistero. Ma la scienza non vive di mistero, non può vivere di mistero, vive di ricerca. E vivendo di ricerca, quella profezia dello sciamano nello scienziato diventa verità. La verità che non è nella storia. Il potere vive nella storia, fino a quando non si riesce a capire questo grande dilemma, è difficile poter comprendere il ruolo oggi della scienza. Il potere vive di politica e vive nella storia, la scienza vive nella ricerca, guardando al mistero della verità che diventa poi verità. Certo, un grande dilemma. Ma anche qui gioca una questione filosofica, perché il potere non ha a che fare con la metafisica. Metafisica. La scienza vive di fisica, ma vive anche di metafisica, del presente che diventa futuro, o del presente che entra in una visione maioetica che è nella sua ontologia della conoscenza, coscienza del possibile, che scava però inizialmente nella dimensione dell'impossibile. Lo scienziato vive attraverso i suoi strumenti nell'impossibile che vuole rendere possibile. Il potere è sempre la possibilità di diventare dominio. A volte ci riesce, come gli stati autoritari, il potere. La scienza invece fa paura proprio perché va a incidere all'interno di questo potere che è fatto di politica, è fatto di storia manovrabile, perché la storia, si sa, non dice la verità. La storia non è fatta di verità, è fatta di popoli vincenti e di popoli sconfitti, di popoli vinti. Quindi la storia viene scritta, riscritta da coloro che vincono. La scienza no. La scienza vive su un dato precostituito che è la ricerca. Ecco perché a volte si incontrano studiosi come Max Weber e scienziati come Einstein. La prospettiva è proprio all'interno di questa dimensione, all'interno di questa visione. In una recente osservazione è stato sottolineato che la divisione del lavoro tra il potere e la scienza è un qualcosa che porta la politica a non avere chiarezza.
Molte volte il potere ha sottovalutato la scienza e molte volte la scienza non ha tenuto conto del potere e gli scontri sono stati inevitabili. Abbiamo ancora aperti diversi casi, diverse situazioni, come la questione dello scienziato Majorana, sul quale mi soffermerò in un'altra occasione. Leonardo Sciascia scrisse alcuni anni fa un testo alla scomparsa di Majorana. Bene, Majorana è proprio l'esempio emblematico di uno scontro, a mio avviso, tra storia, potere, spazio-tempo, scienza. E in tutto questo dire, in tutto questo giudizio e pregiudizio, emerge il senso della divisione, del valore e del disvalore. Allora, per ritornare al discorso centrale, il discorso iniziale, c'è diversità tra potere quindi l'affermazione di uno stato di potere. Attenzione, l'affermazione di uno stato di potere e la scienza come l'affermazione di un tempo che è il tempo della ricerca, per la verità. Mentre il potere ha la sua griglia illusionistica, la scienza ha il mosaico, appunto, dello scavo attraverso l'intelligenza. Il potere per diventare tale non ha bisogno dell'intelligenza. La scienza per diventare ricerca e prospettiva verso la verità ha bisogno sempre del pensiero e quindi dell'intelligenza. Due aspetti significativi. Ma le culture vivono di pensiero e di intelligenza. Il potere vive di un surrogato di politica culturale. Lo scontro è inevitabile, lo scontro a volte è anche necessario, e in questo senso del necessario bisogna trovare la strada che ci porti ad una consapevolezza della centralità dell'uomo e della ricerca, un elemento o un modello che ci spinge verso un altro aspetto, che è quello dell'antropologia. Un'antropologia che lega la cultura dell'umanesimo e la cultura scientifica. È qui però che le separazioni non esistono. È qui che è possibile mescolare la scienza e l'umanesimo e la cultura della classicità. Resta sempre la separazione tra scienza e politica, perché esiste la rottura tra scienziati e uomini politici.